ma quale sarà mai il miglior broker a zero commissioni? Io sono conosciuto come Marchettaman perché ho un sacco di link affiliati, ho utilizzato un sacco di prodotti, un sacco di broker, però ne ho utilizzati talmente tanti che uno potrebbe dire adesso avrai capito più o meno qual è quello migliore. Bene, in questo nuovo video vado ad analizzare i tre broker a zero commissioni che ho utilizzato, che sono in particolare XDB, Trading 212 o 212, comunque si voglia dire, e eToro. Ovviamente, essendo Marchettaman, per ogni broker qui sotto trovate il link affiliato, però ovviamente non vi dirò quale andare a utilizzare fino alla fine del video, perché se no non me lo guardate. Vabbè, cominciamo con questa carrellata di pro e contro, ma prima devo fare alcune, diciamo così, premesse. Ovviamente non esiste un broker perfetto, ma il broker perfetto è perfetto per ogni persona. Ognuno ha le sue esigenze, ognuno ha le sue esigenze, il suo modo di operare, i prodotti su cui opera. Ovviamente non tutti questi broker a zero commissioni possono andare bene per tutti, ma ognuno troverà la strada per sé. Sono solo i miei pareri personali, per cui sono soggettivi, non è detto che quello che dica in questo video sia condivisibile da parte di tutti. So che molti, diciamo, non sono quasi mai d'accordo quando parlo di broker o comunque di prodotti per i quali ho link affiliati. Io cerco di essere il più imparziale possibile nella comparazione di questi broker, così come sono stato imparziale quando li ho recensiti, nel senso ho link affiliato, ma non per questo cerco di vendere, tra virgolette, vendere schifezze alle persone. Sono tutti broker altamente rodati, che hanno delle certificazioni e che sono sul mercato da tantissimi anni, e adesso che andiamo avanti nel video vediamo ognuno da quanti anni sta appunto sul mercato. E ultimo, ma non per importanza, questi non sono consigli finanziari, ma porto questo video solo a scopo educativo e illustrativo, nel modo in cui, valutando, dando delle valutazioni da parte mia, la gente possa andare a capire effettivamente quale di questi tre prodotti possa essere il migliore per lui, o magari decidere che nessuno di questi tre sia il prodotto migliore. Come si andrà ad evolvere questo esame XDB, eToro e Trading 212? Bene, paragoniamo alcuni aspetti in particolare che secondo me sono quelli più importanti. Gli strumenti che sono disponibili sulla piattaforma, quali sono le commissioni e i costi che vengono, diciamo, addebitati, quali sono i metodi di versamento e prelievo, per cui appunto qual è la velocità con cui possiamo andare a versare i nostri soldi sulla piattaforma e poi ritirarli, la qualità del customer service, la formazione e la ricerca, per cui quello che ci permette di fare il broker in termini di studio degli investimenti, ma anche di formazione su come utilizzare i prodotti, la sicurezza del broker e della piattaforma, come si presenta di per sé appunto la piattaforma di trading, e poi andare a trarre le nostre conclusioni. Pronti? Allacciamo le cinture, cominciamo. Strumenti disponibili, in questo caso abbiamo coppie valutarie, indici, azioni CFD, ETF CFD, materie prime CFD, criptovalute, i mercati, in senso qui parlo di indici, ETF reali ed azioni reali. E da qui possiamo vedere che è una lotta abbastanza alla pari su quasi tutte diciamo gli asset. C'è un leggero deflessione per quanto riguarda gli indici su Trading 212, sia XDB che eToro hanno 17 indici, mentre sia XDB che eToro hanno 17 indici su cui investire, Trading 212 ne ha soli 7. Per quanto riguarda gli azionari invece, Trading 212 e XDB hanno il maggior numero di azioni disponibili, 3.000, Trading 212 2.500 XDB, mentre eToro sulle azioni reali è molto più scarno, 800. Per quanto riguarda gli ETF, sono tutti poco o meno con poca disponibilità. Una cosa che devo dire in questo caso è che se andate sul sito di XDB, giorno dopo giorno loro vanno ad aggiungere nuovi prodotti. Infatti, quei 220, da quando ho prodotto il video, sono diventati 245. E le azioni reali sono già diventate 2.950. Però ovviamente non posso fare l'aggiornamento in tempo reale, io sto registrando il video adesso, però è buono sapere che XTB, siccome si sta buttando sul mercato delle azioni reali, ETF reali, per sbaragliare un po' la concorrenza, sta cercando di aggiungere più mercati possibili. Dal punto di vista delle azioni CFD invece, XTB e eToro sono più avanti,
Coppie valutarie invece, Trading 212 è nato come broker appunto Forex, per cui si vede la differenza, e da questo punto di vista possiamo ben vedere come appunto gli strumenti disponibili dal punto di vista del Forex sono molto più presenti per quanto riguarda appunto Trading 1212. Da questo punto di vista, per cui mi sento di dare un voto più o meno quasi simile per tutti, tranne un votino in meno su eToro, per cui per quanto riguarda gli strumenti io do 5 punti a XTB, 4 punti a eToro e 5 punti a Trading 212. Ovviamente ragazzi, poi lasciatemi qui sotto i vostri commenti nella descrizione del video, fatemi sapere se siete d'accordo anche con queste mie votazioni. Poi andiamo a parlare di commissioni. Commissioni sono una cosa che ci tocca molto e per cui cerco di essere il più onesto possibile da questo punto di vista, cerchiamo di capire quali sono i costi e le commissioni. Parliamo di spread prima di tutto. Per quanto riguarda gli spread in USA ed in Europa sui CFD, possiamo vedere che dal punto di vista dei costi XTB è quello più economico in generale e in totale, anche per quanto riguarda il Forex. Mentre il Trading 212 è veramente un obbrobrio dal punto di vista dei costi per quanto riguarda il CFD. Possiamo dire che prevalentemente che eToro costa molto di più per quanto riguarda il Forex rispetto a XTB, ma non mi sarei mai aspettato che Trading 212 facesse pagare così tanti pips per quanto riguarda il Forex, essendo nato come appunto un broker per il Forex. Per quanto riguarda gli asset reali, diciamo che quello che dà un po' a influenza è la differenza fra spread del bid e ask in tutti i casi, come tutti i broker a zero commissioni. Nel caso di XTB c'è la leggera differenza che fino diciamo a 100.000 euro di capitale movimentato mensilmente non si paga nessuna commissione, dopo questo valore si paga uno 0,2% di commissioni sulla parte eccedente. Per quanto riguarda i depositi minimi non ce ne sono per quanto riguarda XTB, $200 per il toro, anche se l'ho aumentato durante la crisi pandemica a $500, poi l'ha riportato a questo valore. Trading 212 praticamente zero, perché è semplicemente un deposito minimo simbolico di un euro. Conto demo in tutti e tre i casi da 100.000 euro per Trading 212 XTB, $100.000 per il toro. La differenza su Trading 212 è che questo conto demo è diviso con $50.000 sul mercato CFD e 50 sul mercato reale. Per quanto riguarda i costi di inattività, abbiamo 10 euro al mese dopo un anno di inutilizzo sia per eToro che per XTB, con l'unica differenza che eToro basta fare un accesso all'anno alla piattaforma, invece per XTB bisogna fare un trade all'anno, cosa che secondo me è fattibile per tutti. Invece Trading 212 non ha nessun costo di inattività. Costo di versamento zero per XTB e per Trading 212. Per eToro non c'è costo, ma in base al metodo che viene utilizzato ci può essere effettivamente un qualcosa che andremo a vedere in una slide successiva, perché appunto parleremo della conversione del dollaro in euro. Costi di prelievo, eToro l'ha avuto per parecchio tempo a $10, adesso l'ha abbassato a 5, invece Trading 212 e XTB non hanno costo. Per cui per quanto mi riguarda, proprio relativamente a queste commissioni, mi sento di dare 4 punti a XTB e 3 a testa a eToro e a Trading 212. Successivamente vengono i versamenti ed i prelievi. Ovviamente questo è, andiamo ad analizzare semplicemente con quali metodi possiamo andare a versare, e in questo caso andiamo anche a valutare, come dicevo prima, i costi di questi versamenti. Tutti quanti hanno accesso a principalmente bonifici, carte prepagate, carte di credito, PayPal, mentre per quanto riguarda Skrill e Neteller solo XTB e eToro lo danno a disposizione, mentre Trading 212 ha il vantaggio rispetto agli altri due broker di avere e di dare accesso a Apple Pay e Google Pay, che non è niente di male. Per quanto riguarda le commissioni di prelievo, per XTB si pagano solo se si fanno dei ritiri inferiori ai 100 euro, per cui se si richiede un prelievo di minore di 100 euro si pagano 10 euro di commissione. Con i toro invece si pagano sempre commissioni, per cui non c'è mai una esenzione dalle commissioni, ma sono sempre quei $5 di cui parlavamo prima, mentre a Trading 112 è sempre gratuito il prelievo. Valute disponibili nel conto: XTB ne dà 5, Trading 212 ne dà 9, mentre di toro ne ha solo uno, che è i dollari statunitensi, e questo è il motivo per il quale abbiamo questi famosi pips
perché quando andiamo a versare in euro, lui ci applicherà questi costi di transazione: 50 pips di commissione se versiamo con bonifico bancario e 150 pips se andiamo a versare invece con carta. Questo impatta fortemente il nostro versamento. Tenghi 1.2 ha un costo di cambio del 0.5%, così come XTB. Per cui in questo caso a livello dei voti mi sento di dare sia un 4 a XTB che a Trading 1.2, mentre per quanto riguarda i Toro un 3, proprio per quella transazione sempre presente di pips. Tra l'altro diciamo che quello 0.5% per quanto riguarda XTB e Trading 1.2 è semplicemente dovuto al cambio quando andiamo a fare i nostri acquisti, perché noi versiamo in valuta euro su queste due piattaforme, per cui quando facciamo un acquisto in un prodotto che non è in valuta euro si paga quello 0.5% di fee di transazione. Poi andiamo a vedere il customer service, e qui in alcuni casi sono rimasto parecchio deluso. Allora, prima di tutto andiamo a vedere la disponibilità, che per tutti e tre i broker è di 24 ore su 24, 5 giorni su 7, per cui il sabato e la domenica non troviamo assistenza. Abbiamo live chat sia in tutte e tre le piattaforme, con l'unica differenza che i Toro è molto difficile da trovare, per questo ho messo sì e no, e anche Trading 212, se vi ricordate, nei periodi di forte attività era praticamente sempre assente, non avevano abbastanza personale per gestire tutta la live chat. Per quanto riguarda i ticket, XTB non ne ha, mentre i Toro e Trading 212 invece hanno anche la possibilità di aprire i ticket, hanno la possibilità di accedere al servizio clienti via email XTB e Trading 212, mentre eToro non ce l'ha. La velocità di risposta, in questo caso sono stato fortemente sorpreso da XTB, che risponde alle email massimo in 2 ore, le telefonate sono praticamente risposte in tempo reale e la chat è in tempo reale. eToro ha un po' più di lentezza, ma è comunque una risposta accettabile, nel senso che anche qui viene risposto nell'arco delle 24 ore, mentre Trading 1.2 ha veramente una velocità di risposta sufficiente. In alcuni casi, quando la chat non è disponibile, si deve andare a ricorrere all'email, effettivamente non è molto molto veloce. Come dicevo prima, si può chiamare anche per via telefonica il servizio clienti di XTB e di eToro, anche se quello di XTB è un po' più semplice da reperire, e sono, come dicevo prima, molto veloce a rispondere. La preparazione dell'operatore, sono rimasto fortemente colpito da XTB, sono sempre lì a rispondere con le giuste risposte, non ti girano intorno. I Toro, anche in questo caso, a volte dipende dall'operatore, si può incontrare quello che ha un po' più difficoltà, però si tratta di un servizio molto buono, mentre Trading 212 ho trovato molte volte carenza nelle risposte. Lingue supportate, la customer service 21 per XTB e eToro, mentre su Trading 212 non sono riuscito a trovare nessuna informazione sufficiente che mi dicesse quante lingue si potevano trovare con l'assistenza. Per questo motivo mi sento di dare al customer service di XTB 5, a quello di eToro 3 e a quello di Trading 212 solo un misero 2. Andiamo a parlare di formazione e ricerca. Qui ho dato 2 voti separati, però andando a fare 2 voti nella media. Questo perché ho analizzato tutte e due le tematiche e mi sembrava giusto andare anche a splittarle. Webinar. XTB fa webinar giornalieri che pubblica anche sul proprio canale YouTube. eToro li fa statutariamente, in alcuni casi solo per i top trader. Trading 212 non fa webinar. Video tutorial sì, per quanto riguarda XTB e Trading 212, che sono di ottima qualità per entrambi. eToro non ne dà. Chart interattive per quanto riguarda appunto la possibilità di fare ricerca sul grafico. Tutti e tre i nostri operatori qui, broker, danno la possibilità, così come anche le idee di trading, anche se in alcuni casi possono essere più o meno importanti e fatte bene, però in linea di massima tutte e tre offrono un buon servizio. Raccomandazioni degli analisti, Trading 212 non ne dà, mentre XTB e eToro danno questo servizio. Il conto demo, come abbiamo visto prima nella prima slide, tutti e tre lo danno. Analisi fondamentale e analisi tecnica, diciamo che XTB è quello che è un po' è di sopra della media, con una buona fornitura di questi due diciamo indicatori, mentre Trading 212 dà solo delle informazioni di base. Per quanto riguarda il news flow, XTB è veramente ottima, devo paragonarla a dei broker a zero, non a zero commissioni, in realtà è veramente buona, mentre per quanto riguarda eToro e Trading 212 le reputo insufficiente per tutto quello che c'è dietro, perché gli altri servizi sono talmente ottimi, mi aspetterei un news flow più importante. Una guida alla piattaforma che è ottima per quanto riguarda XTB e Trading 212,
con dei video tutorial che si possono trovare sui canali ufficiali YouTube, ma anche all'interno della piattaforma per quanto riguarda XDB, mentre eToro dà semplicemente una linea guida base su come utilizzare la piattaforma. Per questo motivo mi sento di dare a Ricerca Formazione 5 e 5 per quanto riguarda XDB, 4 e 4 a eToro e 4 e 3 a Trading 212. Andiamo a parlare di sicurezza. L'unica quotata qui è XDB, che per errore qui ho scritto London Stock Exchange, ma in realtà l'azienda è polacca ed è quotata al mercato polacco. Mio errore, per favore, consideratelo. eToro e Trading 212 non sono quotate. Per quanto riguarda le certificazioni, Trading 212 alla FCA e la FSC, che sarebbero l'autorità del Regno Unito e quella bulgara. Trading 212 è nata in Bulgaria. eToro ne ha tre, SISEC, quella di Cipro, FCA anche qui, quella per quanto riguarda il Regno Unito, e l'ASIC, che è quella australiana. Infine, XDB è quella che ne ha di più, anche qui abbiamo SISEC ed FCA, inutile che mi ripeto. KNF è quella relativa al mercato polacco, CNMV è quella relativa al mercato spagnolo, e FSC è invece quella relativa al mercato del Belize. Non so perché abbiano una certificazione lì, forse perché vendono i loro prodotti anche nel mercato africano, e hanno una sede lì, per cui vogliono fare così. Per quanto riguarda la protezione, tutti quanti abbiamo la protezione per quanto riguarda quella della comunità europea, 20.000 euro a testa per gli investitori in retail, che hanno anche la protezione per il negative balance. Se invece si è professional, non si ha più questa protezione. Nessuna delle tre ha licenza bancaria. Anno di nascita 2002 per quanto riguarda XDB, 2004 Trading 212 e 2007 eToro, sono tutte aziende molto molto rodate, sono da, diciamo, da decenni praticamente sul settore. Extra, in questo caso solo eToro ha un extra, perché oltre alla protezione di 20.000 euro che deve dare per legge, offre anche a pagamento un'assicurazione che copre capitali fino a 1 milione nel caso in cui eToro fallisse, per cui l'investitore andrebbe ad essere rimborsato di questa perdita nel caso appunto eToro fallisse, per esempio, perché appunto eToro opera, è vero, con dei prodotti che sono reali, così come stock e CFD, ma è conosciuta e viene utilizzata moltissimo anche per i CFD, e per cui c'è bisogno appunto di offrire una sicurezza maggiore ai clienti. E in questo caso sono molto soddisfatto e molto stupito di questa assicurazione, che è vero che è a pagamento, però non è niente di male. Per cui mi sento di dare, dal punto di vista della sicurezza, 5 XDB semplicemente perché è quotata, altrimenti anche lei avrebbe ricevuto un 4, così come ho dato a eToro e a Trading 212. Bene, andiamo a parlare dell'ultimo voto e poi andiamo a fare la nostra media, che è quella sulla piattaforma. Allora, per quanto riguarda XDB, offre una piattaforma sia web che mobile che desktop, mentre le altre due aziende, eToro e Trading 212, non offrono la possibilità di scaricare un terminale desktop da utilizzare. Una pecca di Trading 212 è che non ha l'accesso con doppia autentificazione per motivi di sicurezza. Questo secondo me dovrebbe essere una cosa molto importante, mentre l'hanno eToro e Trading 212. Le lingue della piattaforma sono 19 per quanto riguarda XDB, 21 per eToro e 11 per Trading 212. Un po' più carente Trading 212, ma comunque 11 lingue non sono poche. La semplicità d'uso è veramente disarmante per tutte e tre, sono molto facili da utilizzare, così come la grafica è molto user friendly ed è molto molto interessante da utilizzare, perché appunto è piacevole da guardare. Per la possibilità di personalizzare la piattaforma, abbiamo una buona personalizzazione per XDB e discreta per Trading 212, diciamo che quasi quasi si vanno a comparare, ma a qualcosina in più XDB, mentre eToro non si può fare praticamente personalizzazione a parte pochissimi step. eToro e XDB hanno degli screen per cercare appunto dei prodotti, mentre Trading 212 non lo ha, purtroppo, non capisco perché. La ricerca titoli è ottima per eToro e Trading 212, mentre per XDB secondo me è un po' più, non macchinosa, ma un po' meno piacevole da vedere rispetto alle altre, per cui mi piacerebbe che questo aspetto venisse un po' migliorato dalla piattaforma. Tutte e tre danno alert e notifiche che variano in base al prodotto. C'è chi lo dà come semplicemente in app, ma chi lo dà come anche notifiche via email o via SMS, e hanno anche degli alert che si possono settare. Per quanto riguarda appunto quello che è il mio voto, qui vado a dare appunto un 4 e 4 a XDB e eToro, mentre tra 212 vado a dare un bel 5. Per cui, a livello di voti, come siamo andati a finire? Il voto finale più alto lo prende XDB, che ha un 4.6% su 5 di votazione, eToro ha un 3.6 e Trading 212 ha un 3.75. Ovviamente, come dicevo prima, è vero che eToro non è proprio rock bottom, ma diciamo è più o meno in linea con Trading 212, che però
Se dovessi fare una scelta fra questi due broker, cioè fra eToro e Trading212, andrei sicuramente su eToro per il semplice motivo che il customer service di Trading212 a livello di risposte non mi ha mai appassionato, è stato molto carente in quasi tutte le richieste che ho fatto, anche se dal lato gentilezza non ho niente da dire, sono persone molto disponibili, stanno sempre a cercare di aiutarti, ma non ho trovato quello spunto in più. Come ho detto molte volte in passato e ho ribadito anche quando ho fatto la recensione del libro Come trattare gli altri e farsi amici, secondo me il rapporto con le persone, con il tuo interlocutore, è quello che ti dà molte volte la sensazione di quanto tu possa essere seguito e questo fattore mi ha un po' deluso. Ovviamente, come ho detto all'inizio del video, non è che questa classifica vada a identificare qual è effettivamente il broker più importante, più bello e buono da utilizzare, ma sicuramente dà delle linee guida particolari su vari aspetti che potrebbero fare in modo che una persona che in questo momento debba decidere un broker a zero commissioni possa orientarsi in base a queste mie valutazioni per, diciamo, capire quale sia quello più ideale a se stesso e al suo utilizzo e alla sua operatività. Se questo contenuto è stato di tuo gradimento, visto che ci è voluto un po' per prepararlo, per favore lascia un bel pollice in su che mi fai capire quanto sono bello, anche perché faccio rima con Riganello, che è il mio cognome, e ovviamente se sei nuovo sul canale, clicca la campanella delle notifiche per non perdere nessun video successivo, dopo ovviamente esserti iscritto. Anche per oggi è tutto e ci vediamo al prossimo video. Ciao!